Professor Borghi, lei è l'autore insieme al segretario federale Matteo Salvini di questo opuscolo in cui si vuole spiegare perché bisogna uscire dall'euro, basta euro. Come è nato questo opuscolo? L'opuscolo è nato dall'idea che le bugie stavano raggiungendo il livello di guardia e ogni volta bisognava ripetere la smentita. In qualsiasi trasmissione, in qualsiasi intervista bisognava, prima di dire dei concetti importanti, smentire la balla. Allora a un certo punto abbiamo detto basta, la scriviamo, le diffondiamo, se uno ha qualcosa da dire ce lo dice subito e per iscritto, altrimenti se non ha argomenti per dire che quello che noi scriviamo è vero si taccia e cominciamo a ragionare di altre cose. Per cui l'intento è che questa battaglia si vince innanzitutto con l'informazione, perché c'è tanta ruggine da scrostare e quindi l'idea di Salvini, che mi ha chiesto lui il libretto, io odio scrivere libretti, ma mi ha chiesto per favore di farlo e allora ho detto ha ragione. Lui va fatto perché bisogna spiegare alla gente in termini semplici. Questa ruggine da scrostare che voi riassumete in 31 domande e in 31 risposte. La gente è preoccupata perché quando va a fare la spesa si rende conto che è aumentato il prezzo di tutti i prodotti. Perché se si esce dall'euro voi dite non aumenta la spesa, non aumenta il caro vita. La gente non è preoccupata perché è aumentato il prezzo della spesa. In tempi passati è aumentato di più. La gente è preoccupata perché ha perso il lavoro. E quindi se il mio stipendio diminuisce, se il mio stipendio sparisce, se i miei risparmi vengono portati via, allora sì che non riesco a fare la spesa, qualsiasi sia il prezzo della merce. Ma in ogni caso noi abbiamo visto che, molto banalmente, tutti i paesi che recentemente hanno svalutato o hanno avuto dei cali del prezzo della loro moneta per riguadagnare competitività, nulla si è riflesso sui prezzi. Non esiste un paese dell'Europa occidentale, del Giappone e così via, che abbia una iperinflazione. Non è periodo di inflazione, in questo momento c'è disoccupazione. Se uno è disoccupato non compra un bene a 10 e non lo compra neanche a 12, non si può temere che il prezzo vada a 12 perché in questo momento il problema principale è la disoccupazione. Un altro punto da smentire riguarda la questione della casa, il mercato immobiliare, anche questo preoccupa molto, si è perso il valore degli immobili, sono calate le compravendite, con l'uscita dall'euro cosa succederebbe? Allora, innanzitutto la casa è un bene reale, vale a dire se noi in questo momento adottiamo la corona svedese, il franco svizzero, la marca finlandese che non c'è più o cose di questo tipo, o qualsiasi moneta come la possiamo chiamare, la casa è sempre lì, è quella, semplicemente avrà un prezzo differente. Anche in questo caso, e anche per i valori della casa, i prezzi delle case scendono, crollano, chi ha una casa non riesce a venderla. Perché? Perché si sono inventati delle tasse esclusivamente a scopo europeo, e perché non c'è lavoro, e perché c'è disoccupazione, perché c'è contrazione economica. Quando l'economia ricomincia a tirare, poi dopo significa che la gente ha uno stipendio, ha una speranza di vita e anche il modo di poter comprare una casa. Quindi non c'entra niente la casa con la moneta. Neanche sui mutui non ci sarà nessun riflesso? No, anzi, il mutuo quando dico sempre, prima di sentire del terrorismo, leggetevi il contratto del mutuo. Il mutuo è o a tasso fisso o a tasso variabile indicizzato, una cosa che si chiama Euribor, che è una media dei tassi europei. Se noi usciamo e anche se noi andassimo al 20% di tasso di interesse, cosa che non succederà mai, ma se anche succedesse, noi continueremo a pagare un tasso più basso. Quindi, paradossalmente, se le cose andassero come certi terroristi dicono, per chi ha un mutuo sarebbe una convenienza incredibile.